Ehi ragazzi, un saluto da Dottor Palmas, dentista sardo in Moldavia. Se stai guardando questo video, in questo video ti farò vedere come non deve essere curato un paziente, che si curi nel suo paese, che si curi all'estero, che si curi ovunque tu credi deve essere curato in un certo modo. In questo video ti faccio vedere esattamente quelli che sono gli errori di radiografie che io ricevo ogni giorno di pazienti che già si sono curati. Questo è un caso classico di un paziente che ha fatto Hollow Four. L'Hollow Four è una tecnica, vedi, su quattro impianti dentali. Questi sono i quattro impianti dentali che vengono installati nell'osso. Su di questi c'è una barra che tiene i denti. Questa tecnica si usa quando un paziente non ha più osso praticamente al di sotto delle basi zigomatiche. Noi sotto agli zigomi abbiamo dei vuoti, delle cavità. Vedi qua un modellino di un TAC 3D che ho stampato con la nostra stampante 3D. Quando noi andiamo a perdere l'osso, perché perdiamo i denti, si perdono le radici, si perde anche l'osso che c'è in queste zone posteriori e ci si avvicina parecchio alle zone vuote sotto dello zigomo. In queste zone, quando noi dobbiamo rimettere i denti, dobbiamo mettere gli impianti dentali. Esistono delle tecniche semplificate come la tecnica Hollow 4 e Hollow 6 che sono state inventate dal dottor Malo, che permettono di mettere comunque i denti fissi ai pazienti che hanno perso tutti i denti, mettendo gli impianti nella parte più anteriore della bocca senza dover ricostruire l'osso. Questa è una tecnica che nasce per mettere i denti ai poveri o alle persone che, anche potendosi permettere, di mettere gli impianti nelle zone posteriori, non hanno budget per potersi permettere le ricostruttive più avanzate di livello superiore, che sono la ricostruttiva del seno mascellare oppure posizionare gli impianti a livello dei zigomi, fare i cosiddetti impianti zigomatici. In questo paziente sono stati messi quattro impianti dentali con tecnica Hollow Four. Se io vado a tracciare quello che è il profilo dell'osso nella mascella superiore, si vede chiaramente che c'è un riassorbimento dell'osso nella parte anteriore, ovvero nella parte anteriore sono stati messi degli impianti, in questa zona l'osso sta venendo riassorbito. Questo è il classico paziente che ha fatto un intervento, l'intervento qua sta fallendo. Nel nostro policlinico qua in Moldavia noi curiamo molti pazienti che vengono come questo caso per chirurgie secondarie o anche terziarie. Le chirurgie secondarie o terziarie sono quel tipo di chirurgie che si fanno quando i chirurghi che hanno già operato precedentemente hanno fallito. Fai attenzione perché si dice spesso che se ti curi all'estero, in caso di problemi, nessuno metterà poi le mani sul tuo caso. Questo è un paziente che non si è curato all'estero, si è curato nella sua città, ma in caso di problemi, come vedi, deve andare all'estero. Quindi non sempre è vero quello che senti dire in TV, non sempre è vero quello che si dice delle cure all'estero, perché noi quando abbiamo problemi facciamo tornare il paziente e rimettiamo mano al caso gratis. Se vanno tolti impianti li togliamo, se vanno aggiunti impianti li mettiamo e questo non va a inficiare sulla spesa del paziente. Questo caso è un caso che sicuramente ha fatto il carico immediato. Caricare immediatamente gli impianti va bene se si segue correttamente il protocollo. Quando invece si sviluppano questi riassorbimenti ossei è perché gli impianti sono stati messi caricati con un torque, ovvero una frizione nell'osso che non era sufficiente, oppure sono stati messi impianti laddove l'osso non era sufficiente. Vicino agli impianti, quando si mettono in questa zona anteriore ci deve essere molto osso, se questo non c'è l'osso si riassorbe. In più, qua dietro si vede che nella parte inferiore c'è molto osso. Se io vado a tracciare quello che è il profilo della base inferiore e traccio le strutture delicate sia sotto che sopra, nella mandibola le strutture delicate sono per esempio il canale del nervo mandibolare, il canale l'altro del nervo mandibolare. Chiaramente servono TAC per fare queste valutazioni in maniera più approfondita, però già da una panoramica gli errori si vedono. Qua è stato venduto praticamente un trattamento Hollow Four a un paziente che avrebbe tranquillamente potuto mettere 6 impianti. 6 impianti mettendone 2
qua più in fondo nella parte inferiore, ok, più posteriore, ed evitare di creare un cantilever, si chiama, quando si mettono dei denti come qua in questa zona posteriore, che non hanno nessun sostegno qua di impianto dentale. Qui non ci sono impianti dentali. Quando il paziente masticherà cibo in questa zona qua, la struttura si rompe. I cantilever possono essere fatti massimo di un dente, ok? Qua sono stati messi addirittura 1, 2, 3 denti artificiali in cantilever in estensione. Questo è un lavoro mal fatto, ok? Qua c'era l'osso a sufficienza. Il protocollo corretto sarebbe stato qua mettere un impianto zigomatico, connettere l'impianto zigomatico con questa struttura qua anatomica, meccanica, ok. Stessa cosa da questo lato, mettere un impianto zigomatico, connettere l'impianto zigomatico anche qua con questa struttura, creare uno scarico masticatorio più posteriore, mettere una barra più lunga con i denti che arrivano fino a questa zona più posteriore, mettere gli impianti nella zona più posteriore sostenuti da impianti zigomatici, e distribuire degli impianti su questa zona più posteriore avrebbe aiutato in questo caso il paziente a masticare correttamente con i denti posteriori. Questa è la differenza tra un'arcata come quella che ho disegnato ora, e questa è un'arcata invece più piccolina come quella che Massimo potrà mettere il paziente. Addirittura, a dire il vero, sotto l'arcata sarà ancora più piccola di queste dimensioni, perché non c'è stata una pianificazione alla base di questo trattamento, una pianificazione corretta col meglio del meglio che il paziente potrebbe fare. Invece è stato fatto un piano di cura riduttivo, probabilmente o perché il chirurgo qua non ha fatto una valutazione corretta di quello che era il trattamento da fare, o perché il paziente non può economicamente permettersi di mettere gli impianti zigomatici, gli impianti nella zona corretta dietro. Questo non è un problema del dentista, è un problema nazionale, ovvero del paziente che nasce in una nazione troppo costosa, dove se fai un incidente stradale, ti rompi il femore, lo Stato ti paga l'intervento chirurgico. Se però sbatti i denti sulla macchina, sul cruscotto, devi mettere mano al portafogli. E in questo caso, se il sistema è privato, come questo caso, sei costretto a scegliere quello che puoi fare. E questo è criminale, perché se ci sono interventi migliori che dovrebbero essere fatti, se ne dovrebbe fare carico lo Stato. Lo Stato deve pagare i dentisti, lo Stato deve pagare gli odontotecnici, lo Stato deve occuparsi del benessere dei cittadini. In questo caso abbiamo un cittadino che sta facendo un trattamento, ha già speso molti soldi, si ritrova nella spirale del dentista, dove sopra ha fatto un trattamento semplificato, sopra sarebbero stati anche qua sopra da prendere in considerazione 6 impianti invece che 4, e nella parte inferiore sarebbero stati da aggiungere impianti nella zona posteriore. L'osso c'era qui dietro e non è stato utilizzato. Ok, questo è molto molto grave, perché si è fatto spendere soldi ormai al paziente per fare dei lavori che non hanno una pianificazione. Il paziente ora chiede aiuto a noi, all'estero. Sta guardando all'estero perché il suo stato non l'aiuta. Il suo stato, dove è nato, dove ha pagato le tasse, non l'aiuta. Sta cercando su internet aiuto. Chi vede queste lastre nel proprio paese, un dentista che vede queste lastre, vede trattamenti che non vengono pianificati in maniera corretta, atto di coscienza, deve andare dall'ordine dei medici e denunciare chi fa questi tipi di trattamenti. Questa è un'altra di quelle storie tristi che io vedo qua, al mio policlinico in Moldavia, di pazienti che gli fanno spendere tanti soldi, fanno dei piani di cura sbagliati. Io mi chiedo perché non denunciano nel loro paese i dentisti che l'hanno visto prima di me, i colleghi che curano male i pazienti. Questo era un caso di quelli appunto che mi arrivano. Te ne volevo far vedere un altro di caso che mi è arrivato. Anche qua vedi, stesso paziente che è stato curato probabilmente dalla stessa mano. Anche qui, se vado a tracciare quelli che sono, questi sono casi reali che ho ricevuto oggi, sui quali sto ragionando, che anche qua sono stati fatti dei trattamenti simili all on floor. In realtà questa qua che si vede qua non è la tecnica all on floor, sono stati semplicemente messi degli impianti
con un carico immediato abbastanza strano. Gli impianti in realtà dovrebbero essere angolati di 45 gradi, questo non è angolato di 45 gradi, qua si sarebbe dovuto mettere l'impianto in realtà non qui così, ma in realtà più indietro, angolato di 45 gradi così. In questa maniera i denti che si vanno a mettere possono essere portati a cantilever un po' più indietro, massimo un dente cantilever. Anche questo è un caso che ha molto osso qua nella parte inferiore, tieni conto che qua c'è il canale del nervo mandibolare, qua c'è anche l'altro, non è proprio definito, però si percepisce dove passa il canale del nervo mandibolare, questa è la base ossea. Questi sono i classici casi aberranti dove il dentista crede di poter curare tutti i pazienti con All on 4 e non prende in considerazione qua tecniche normali di otto impianti dentali dove si mettono il massimo dei denti che si possono mettere, si dà struttura di sostegno alla masticazione che sviluppa anche 900 newton su materiali artificiali. Quassù sarebbero stati a prendere in considerazione o impianti pterigoidei, si mettono gli impianti in questa zona qua. Mettere qua impianto addirittura si sarebbe potuto mettere anche qui quello zigomatico, però in realtà qui dovrebbe essere prima preso in considerazione quello pterigoideo e successivamente qua andare a cercare un pochino più lontano, più distale sostegno con un altro impianto, magari un impianto nasale. Gli impianti nasali si mettono qua in questa posizione così e in questa posizione così. Avrebbe avuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 impianti praticamente, compresi quelli zigomatici. Fare questo, molti dentisti direbbero che è overtreatment, che stai mettendo, troppi impianti. La natura ci mette 28 radici, ok? Non esistono troppi impianti. Esistono gli impianti che vanno messi per simulare la natura con i materiali artificiali, un ambiente dinamico, la bocca che sviluppa tante forze serve sostegno. Mettere più impianti significa che in caso un impianto fallisce, va male, si svita, ma il lavoro non va rifatto. Anche negli Stati Uniti, dove io studio, alla New York University, gli otto impianti dentali sono la norma. Se si possono mettere più impianti possibili, vanno messi. Poi sarà la natura col decorso, la guarigione dei tessuti che determinerà se un impianto attecchisce oppure no, ci possono essere tante variabili, l'importante è partire con più assi nella manica. Partire invece con trattamenti limitati, con soli 4 impianti, perché se no il preventivo è troppo alto, il paziente non se lo può permettere, significa solamente mettere il paziente nelle condizioni come questo che abbiamo visto qua, di andare verso un fallimento probabilisticamente probabile di alcuni impianti e dover riniziare da capo. Il paziente non se lo può permettere, delle volte economicamente si trova in un bivio e questo bivio lo obbliga a guardare altre soluzioni che purtroppo non trova nel proprio paese. Il mandante è lo Stato, il mandante dovrebbe poter permettere a tutti i dentisti di operare come ho per esempio illustrato in questa radiografia, poter mettere impianti dentali e creare delle ricostruttive che non sono limitate, che non sono limitanti, che non sono semplificate, ma che sono sofisticate. Una cosa che vi voglio far vedere, su questo paziente sono stati montati correttamente i multi-unit abutment, ok? Fate attenzione perché le protesi corrette devono essere avvitate sopra gli impianti. Ci sono policlinici all'estero che stanno invece truffando, mettendo i denti incollati sugli impianti, quello non è il protocollo corretto internazionale, ve lo spacciano come normale, cementare i denti, non è vero. Voi pensate a un'automobile, l'automobile ha le ruote incollate o bullonate? Bullonate, in caso di problemi ha una ruota, si svita, si cambia la ruota. Se uno vuole montare le ruote da neve, svita e monta le ruote da neve. Lo stesso deve essere per le ricostruttive complete della bocca. I denti non devono essere incollati, non devono essere cementati, i denti devono pot essere potuti svitare e cambiati o modificati o aggiustati. Non usano i multi-unit abutment perché risparmiano su questa che è la connessione con queste cliniche furbette all'estero, le vedo a Tirana, in Albania, Serbia, Bulgaria. Aprite le loro pagine Facebook, se voi vedete delle protesi che non hanno i fori per essere avvitate, fate attenzione perché quella è una truffa. Okay?
Quindi le protesi devono avere i fori come questi dove passa il cacciavite per poter svitare la protesi, come le ruote dell'automobile. Io sono dottor Palmas, qua opero in Moldavia nel policlinico dove cerchiamo di fare i trattamenti più difficili al mondo, però con i migliori protocolli. Se avete delle domande, chiedete pure sotto a questo video. Vi invito ancora a cliccare qui sotto, iscrivetevi al gruppo Facebook Riabilitazioni Estreme della Bocca. Dentro troverete migliaia di pazienti che ho curato questi anni. Fate gruppo, fate amicizia. Se avete domande, chiedete. Un saluto dalla Moldavia.